La Regione Toscana ha deciso di impugnare di fronte al TAR il decreto del governo sugli accorpamenti scolastici. Noi abbiamo chiesto un'opinione appunto di questo al presidente toscano, che è anche un aretino dell'Associazione Nazionale Presidi, Alessandro Artini. Beh, intanto noi siamo abituati a rispettare, come è doveroso, il parere dei giudici, quindi aspettiamo il giudizio del Tribunale amministrativo. Ciò posto, noi non pensiamo che vi possa essere una riduzione significativa di personale. Il decreto prevede per la Toscana una diminuzione dalle attuali 470 autonomie scolastiche a 455 entro il 2025. Ma secondo Artini, al momento il pericolo di chiusura dei plessi non c'è. In Toscana, se ben ricordo, ci sono 25, forse anche più, istituzioni scolastiche in reggenza, la maggior parte delle quali sono sottodimensionate, sono sotto i 600 alunni. Quindi, diciamo così, l'eventuale accorpamento riguarderebbe anzitutto queste istituzioni. E gli accorpamenti che nasceranno dal dimensionamento non comporteranno la scomparsa degli istituti. Ora, il fatto che le nuove istituzioni prevedano 900 alunni, questo numero di per sé non è ostativo ad una gestione efficace della scuola, anche perché molti miei colleghi sanno, io stesso ho avuto scuole che superavano i 1800 alunni, a Firenze ce ne sono alcune che superano i 2000, si tratta di vedere come vengono fatti e poi si tratterà anche in futuro di modificare la governance delle scuole in maniera tale da renderla sempre più efficace.